Proprio perché mi devo sposare. Ah, si deve sposare, quindi vabbè, sarà un fiori d'arancio. Poi la luna di miele può essere anche una vacanza. Eh no? Sì, facciamo la crociera. Ah, brava, complimenti. Allora, sarà sicuramente una vacanza indimenticabile. Certo. Dove andrà di bello? In Mediterraneo. Ok, auguri allora. Grazie, ciao. Luglio, col bene che ti voglio, vedrai, non finirai. Per chi non vola sull'isola Felice e resta ad Avellino, l'estate è fatta in casa. Benvenuti a Piazza Solarium, come si legge in queste poche righe scritte in nero carbon, aggrappate a uno dei pochi alberelli piantati a ridosso di Piazza Libertà. L'agora cittadina esposta a Soleone, in versione on the beach, con i suoi 30 gradi in libertà. Stamane era accessibile solo per i più audaci e tipi da playa, attrezzati in versione balneare, ombrellini, occhialoni a specchio, bermuda e infradito da lido, mentre per gli abituè della piazza non resta che riprararsi sotto le poche fresche frasche. No, qua sono pochi frisci. Comunque c'aveva un paio di occhiali tipo maschera subacquea stamattina, poteva comunque attraversare la piazza. No, lancio domani. Un deserto, chiamami. Siete armata di ombrello. Io odio il sole, però piace. E allora faccio una passeggiata con l'ombrellino in testa. Un po' di verde in più. Va bene, buona passeggiata. Ok, grazie. Stavo dicendo buona nuotata. Vabbè. Vabbè. Ciao, ciao, ciao. Ci vogliono due belli ombrelloni, due sedie sdraio e poi invitiamo tutti i signori del comune a prendere un po' di sole e non andare al mare. Ascolta, ascolta. Come dobbiamo fare? Come insomma? Dobbiamo fare? Un poco più di fresco. E che ci mettiamo? Lei tra l'altro sta attraversando albero per albero, almeno questi pochi che per prendere un minimo di ombra. Se no una bella piscina, se no ci facciamo un tutto. Ci facciamo. E allora dici che levano le fontane, mettono... Una bella piscina. Sì. Vabbè. Bagno per tutti. Bagno. Grazie. Sì. Tu ti sei attrezzato bene. Sì, cappellino, occhiali, comunque. Solo le pinne ti mancano. Mi mancano le pinne e poi vado direttamente al mare. La piazza Solarium. Io ho detto che dobbiamo fare tutti i cittadini un insieme di sdraio ed ombrelloni e verremo a prendere il sole gratis. Intanto ho portato l'ombrellino. Per obbligo. Per coprirsi. Come passo sta piazza? Oh, sì. Una piazza che scotta, Piazza Libertà, rovente anche per le polemiche che riguardano il totodata, cioè quando l'agorà sarà inaugurata, visto che le fontane fatte zampillare durante il recente sopralluogo del sindaco sono tornate di nuovo in gabbia e i fondi, come dichiarato dal primo cittadino, tardano ad arrivare dalla regione. Una piazza impraticabile anche per i diversamente abili, non solo per lo scivolo che finisce direttamente nell'aiuola, ma anche per i tracciati diretti ai non vedenti che non sarebbero norma, un caso su cui è avviata un'indagine la sezione avellinese dell'associazione Ciechi. Se giri come porta il percorso arrivi nel muro, non lo so, il cieco deve arrivare nel muro, andare verso le fondone a metà strada finisce, il cieco più di là non deve andare. Se fai una domanda a qualcuno che si può interessare, dici no, ma quello poi il cieco comunque c'ha l'accompagnatore. Ma allora se c'ha l'accompagnatore tutto quello che hai fatto è inutile.